18 luglio. L'unica cosa che vorrei dire innanzitutto è ringraziare i familiari. Ne stavamo parlando prima con Roberto, con lui, col presidente del Consiglio Comunale, con loro. Dalla Chiesa una volta, e io ci ho avuto, come si dice, l'onore di lavorare con lui, ha detto una cosa fondamentale: la medaglia deve essere data alle mogli dei carabinieri, perché è vero, eh? Perché adesso carabinieri, ma per me qui siamo tutti militari, non è che solo noi carabinieri operiamo, c'è l'aeronautica, c'è l'esercito, c'è la Croce Rossa, non è... siamo tutti militari, per cui, come dicono, le medaglie spetta alle mogli, perché a quest'ora mia moglie già mi avrebbe dovuto mettere 10 volte la valigia davanti alla porta di casa e cacciarmi fuori. Nessuno di noi finora è stato buttato fuori, per cui hanno sopportato. Il ringraziamento è a tutti i colleghi che lavorano, che operano, e questo mi rivolgo partendo da giù, dalla Croce Rossa, dai carabinieri, dall'aeronautica, che operano per una sicurezza, per migliorare la vita nei nostri comuni, per aiutare il cittadino per qualsiasi esigenza che ci sia. Luigi mi guarda male. Teoricamente noi, come associazione carabinieri, oltre che riunire un pochino le famiglie, conoscerci qui, fa piacere che adesso abbiamo conosciuto delle mogli di altri colleghi, vederci ogni tanto, e oltre quello è dare un appoggio, un supporto all'arma territoriale, vale sia per la polizia locale, vale sia per i carabinieri. Quello che abbiamo sempre detto in giro: il cittadino, se ha problemi, deve riferire a noi, noi ci riferiamo all'arma e il cittadino rimane fuori. È un aiuto per migliorare la sicurezza del posto. E che te devo dire? Dai, vabbè, a Fabio, va bene. Auguri ai figli maschi. È la prima volta che lo facciamo. Ci hanno coinvolto, perché ringrazio Luigi, il comandante di qui di Mentana, che ha lanciato la pietra, poi si è nascosto e mi ha lasciato così a disposizione. No, se non era per te non si sarebbe fatto. Mi sembra giusto. E mi pare giusto, tu sei il comandante. Sembra giusto. Se ne fanno, è la prima volta che lo facciamo. È mancato qualcuno. La ripeteremo, questo è importante. È importante, sempre meglio, mi auguro. Non sono venute la famosa Lotus con le altre, perché oggi stanno facendo addestramento per domani. Se si sganciavano dall'addestramento sarebbero venute, ma avremmo preteso troppo. È la prima volta, penso che sia andato bene tutto. Mi dispiace per i colleghi che non ci stanno, chi ha avuto impegni, anche per l'autorità che non so potute. Tanti problemi ci sono, dobbiamo rispettare. Però sicuramente l'anno prossimo dovrebbe essere fatto con la partecipazione, voi ci state, beh, tutti mi devono aiutare, non può essere l'unico pollo perché è così, tutti mi devono aiutare per fare qualcosa di più grande. Eclatante. No, eclatante non lo pretendiamo, ma coinvolgere altri, essere più bello, più nostro. Ah, è piacevole pure oggi, quindi sì. Siamo stati, però ce lo dice il comandante, io mi metto al suo giudizio. Vi ringrazio a tutti, che vi devo dire? Viva l'arma, perché è la nostra. Adesso c'è la torta e il caffè. Grazie a te.